Il Consiglio regionale ha celebrato anche quest'anno, il 10 febbraio, il giorno del ricordo per le vittime delle foibe e i perseguitati nell'immediato secondo dopoguerra nell'Italia del Nord-Est. Prima però l'Assemblea si è occupata anche di molti altri argomenti. Vaccini, è cominciata finalmente la fase 2, quella che riguarda la popolazione. Per ora le categorie più esposte al rischio e le persone da 18 a 55 anni. I più anziani qualche giorno dopo. Facciamo il punto con i pareri dei consiglieri. Gli effetti della crisi intanto sono duri e potrebbero diventare ancora peggiori, così anche dalla Toscana arrivano delle proposte nuove di modificare i criteri per la ripartizione delle regioni. Il turismo soffre fin dall'inizio della pandemia, anche se sulla costa in realtà ci sono stati segnali positivi durante l'estate 2020. In questo nuovo e difficile contesto il Consiglio approva i bilanci di Toscana Promozione Turistica. La Presidente della Commissione Pari Opportunità ha fatto il bilancio del lavoro svolto nel mandato di 5 anni. Ascolteremo lei e anche alcuni commenti. Vaccini, anche in Toscana si intensifica la campagna ed è veramente una lotta contro il tempo per avere più dosi da un lato, ma anche per erogarle nel minor tempo possibile. Il giorno dopo l'ultima seduta del Consiglio regionale in Toscana cominciano le vaccinazioni di AstraZeneca. Ecco le nostre immagini ed ecco l'obiettivo che si pone la regione. Quanti vaccini dobbiamo fare per arrivare a creare l'immunità di gregge? Voi fate il calcolo, la Toscana sono 3 milioni e 700 mila abitanti, l'immunità di gregge può essere identificata in 2 milioni e mezzo di persone vaccinate, 2 milioni e mezzo devono avere 2 dosi, quindi 5 milioni di vaccini. Ecco, per avere a settembre 5 milioni di vaccini somministrati, e oggi ne abbiamo fatti 170 mila, ecco, la strada è lunga, quindi io spero che il nuovo governo provveda a acquistarne molti di più del ritmo a cui abbiamo visto gli acquisti ora. Il punto sui vaccini lo abbiamo fatto anche con alcuni consiglieri, tutti d'accordo, maggioranza e opposizioni, nel sostenere l'impegno della Giunta. Siamo fiduciosi del fatto che una volta chiuse le vaccinazioni sanitarie si possa incrementare in maniera veloce, e poi abbiamo visto che da una settimana all'altra cambiano le notizie e anche le quantità, e sappiamo che ci sono anche altri vaccini che sono in procinto di arrivare, quindi diciamo, intanto concentriamoci perché tutte le dosi che arrivano siano impiegate in maniera ottimale per i cittadini più critici. E su questo poi ovviamente il dato di AstraZeneca, noi speriamo anche che nelle prossime settimane possa essere superato, perché sappiamo che per ora c'è una carenza di indagine, non un'indagine che dice che non si può usare sugli ultra 55 anni. Credo che l'importante sia ancora mantenere un'assoluta distanziamento, il gel, la mascherina, e sperare che si possa quanto prima ottemperare a quanto tutti auspichiamo. Naturalmente tutto finalizzato all'immunità di gregge. Con Sostegni e Ulmi, presidente e vicepresidente della Commissione Sanità, abbiamo parlato anche la scorsa settimana in Regionando. Nel frattempo, appunto, è cominciata la cosiddetta fase 2, quella dei vaccini per tutti. A me ha fatto molto piacere vedere che siano gli insegnanti, per esempio, una di quelle categorie che prima di altri verrà vaccinata, e come questo ogni altra forza, tutte le forze dell'ordine, tutte le persone che sono esposte sia del sistema sanitario che sociosanitario e tante altre persone che beneficeranno dei vaccini. Non ci dimentichiamo che la pandemia è iniziata un anno fa e prima di un anno sono arrivati i vaccini. È un evento straordinario, quindi non stiamo lì a guardare se una settimana prima o una settimana dopo, è un evento che era imprevedibile per quanto riguarda le dinamiche della scienza. E ci sono ancora tantissime lacune sul piano vaccinale. La prima è che i vaccini sono troppo pochi per le esigenze dell'Italia e in particolare della nostra regione. La seconda è che c'è tantissima confusione su chi si potrà vaccinare, perché si possono vaccinare le forze dell'ordine e i servizi essenziali. Quali sono i servizi essenziali? I servizi essenziali sono i guidatori, per esempio, del trasporto pubblico? Punto interrogativo. Ancora le linee guida non ci sono. E poi esiste una fascia, che è una fascia assolutamente scoperta, perché il vaccino si fa fino ai 55 anni e poi che cosa succede? Quindi c'è una fascia che è assolutamente scoperta, le dosi sono troppo poche, i centri non si sa ancora quali sono,
i medici di base dovranno chiamare gli ultraottantenni, ma ci domandiamo come faranno a chiamarli, dove si vaccineranno gli ultraottantenni, cioè gli interrogativi sono ancora troppi. Solo con una vaccinazione di massa potremo raggiungere l'immunità di gregge e preservare le nostre attività economiche. Intanto ogni fine settimana il governo prende una decisione sui colori delle regioni e sulle conseguenti restrizioni. Chiediamo allora a Gianni se è opportuno qualche cambiamento da chiedere subito al nuovo governo. Effettivamente, più che cambiare il sistema dei colori, qualcuno dirà cambiamo gli elementi con cui si commisurano i colori. E io sono fra coloro che ritiene che effettivamente qualcosa andrebbe cambiato, non perché sia sbagliato il sistema. Io ritengo che il sistema sia in realtà un sistema di buon senso e giusto, però darei più peso ai dati reali, cioè quanti sono i morti, quanti sono i contagiati, quanti sono i presenti in struttura con la patologia Covid, quanti sono coloro che sono sintomatici, quanti sono coloro che stanno in terapia intensiva. Ecco, darei più valore a questi dati oggettivi, cosicché il passaggio di livello o meno è recepito dal cittadino, rispetto che affidarsi ai calcoli algebrici. Se da un lato i nuovi limiti servono a frenare il contagio, dall'altro provocano ulteriori difficoltà all'economia, pensiamo a bar e ristoranti più vulnerabili nel passaggio da zona gialla a zona arancione. Una botta dura. Io ricordo che c'è l'ultimo bando, quello per i ristoratori, per intendersi, da 19 milioni, di cui abbiamo ancora 8 milioni da distribuire, ed è proprio una discussione di questi giorni che stiamo facendo con l'assessore Marras su come redistribuire questi soldi che ancora dobbiamo mettere in campo. E ovviamente c'è già una proposta di abbassare la perdita di fatturato, ma allargarlo alla filiera turistica intera, quindi a tutto quello che è il comparto, come previsto dal bando, per dare una mano a più persone possibile. La situazione si complica e a questo punto sarà importante stimolare il governo a provvedere a dei ristori specifici per i mesi a venire, perché sappiamo bene, e già lo sapevamo, ci avevano avvisato, che la pandemia non si sarebbe esaurita con questa primavera e con l'inizio delle vaccinazioni. Ci vorrà ancora tempo e ci vuole qualcosa di strutturale. Una proposta di cambiamento la fa il gruppo di Fratelli d'Italia, a livello nazionale ma anche qui in Toscana. Iniziamo a pensare alle micro aree. Quello che è successo a Chiusi, un comune che ha fatto una piccola zona rossa nel suo comune quando ha visto crescere in maniera preoccupante l'indice di contagi. Si può pensare di iniziare a introdurre le sottoaree anche a livello regionale. Fratelli d'Italia ha depositato una proposta alla Camera dei Deputati, faremo altrettanto noi in Regione Toscana. La seduta del Consiglio regionale era cominciata con il ricordo di Paolo Bartolozzi, che è stato due volte membro dell'Assemblea regionale e anche vicepresidente dal 2005 all'inizio del 2008. Poi è piombata improvvisa la notizia della sospensione per ora del bando per i lavori per la terza corsia dell'autostrada A11 tra Pistoia e Firenze, ed è salito forte il tono della polemica. Il problema politico esiste ormai da un anno e mezzo e tiene inchiodato questo progetto fondamentale per lo sviluppo dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, e in particolar modo, diciamo, caro ai cittadini e alle imprese. Perché? Perché da un anno e mezzo il governo Conte non è riuscito a sciogliere il nodo, revoca sì, revoca no, della concessione ad Autostrade. Ma non possono rimetterci i cittadini e le imprese di questa regione, in modo particolare dell'Italia, rispetto a un problema che è tutto politico. Lo devono risolvere, la Toscana deve farsi sentire, l'abbiamo detto anche nell'ambito della discussione sul documento di finanza regionale. Per la maggioranza il commento del capogruppo del Partito Democratico, che è stato fino a settembre assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture. Avevamo anche ottenuto importanti ricadute per quanto riguarda le opere connesse e funzionali a favore della mobilità e della infrastrutturazione dei territori dove la terza corsia verrà realizzata. Con i comuni abbiamo fatto un lavoro di concertazione, di pressing, abbiamo ottenuto importanti risultati, penso all'asse dei vivai nel comune di Pistoia, penso al raddoppio del Ponte Lama per quanto riguarda il comune di Prato, piste ciclabili, sottopassi, sovrappassi, insomma risposte importanti anche come opere connesse. Ma la cosa fondamentale è che questa è un'opera assolutamente necessaria e indispensabile per
la Toscana e non solo. Si parla subito anche del lavoro svolto dalla Commissione regionale per le pari opportunità. Interviene la sua presidente Rosanna Pugnalini, fa il bilancio di questi 5 anni che, dice, gettano le basi per il futuro. Ho detto, io mi auguro di essere l'ultima presidente della Commissione regionale pari opportunità, nella speranza che a scadenza non ci sia più bisogno di una commissione, perché queste tematiche magari sono risolte. Purtroppo dopo 5 anni, nonostante il grande lavoro e anche qualche risultato portato, io in consiglio poco fa ho provato, insomma, a elencare molto sinteticamente qualche risultato, devo dire purtroppo che invece c'è ancora bisogno degli organismi di parità, c'è bisogno delle commissioni pari opportunità. Io casomai aggiungerei che sarebbe bene che questi organismi non fossero composti solo da donne, ma da uomini e donne, perché questo è un tema che riguarda tutti, riguarda gli uomini e riguarda le donne. Il parere ora di 2 consiglieri dei gruppi di opposizione, prima la capogruppo del Movimento 5 Stelle. Io dico sempre che si possono fare le migliori leggi al mondo per le pari opportunità, ma se non sono supportate da una base culturale che deve venire già da ragazzi, e sono destinate tutte a cadere nel vuoto. Le pari opportunità significa oggi, anzi significa soprattutto rimuovere tutti gli ostacoli che non permettono alle persone di esprimersi nella loro totalità all'interno della società. E si parla non soltanto di donne, ma si parla anche di discriminazioni che avvengono per la religione, per l'orientamento sessuale, per l'età, per molte altre cose. Con Montemanni, capogruppo della Lega, affrontiamo anche il tema della violenza di genere, esplosa in alcuni tragici episodi anche in questi ultimi giorni. Credo che ci sia ancora tanto, tanto da costruire. Vediamo che purtroppo i problemi non sono ancora risolti. Ma è nostro dovere provarci e cercare di entrare nel merito, cercare di capire se ci sono soluzioni, cercare anche di spronare le donne alla denuncia e di mettere in pratica anche proprio delle soluzioni per aiutarle in un processo che non è solo fisico ma spesso è anche psicologico. L'attenzione del Consiglio regionale si è molto incentrata anche sul turismo, in particolare sui conti, sui bilanci di Toscana Promozione Turistica. Questo settore, fortemente penalizzato nell'anno della pandemia, è centrale, è strategico per tutta l'economia toscana. Gli atti approvati in concreto sono 2, il bilancio di esercizio 2019 e quello di previsione 2021. In quest'ultimo le risorse complessive ammontano a oltre 13 milioni per il programma promozionale, 1,5 milioni per il personale, 600.000 euro per il funzionamento. Ma davvero è efficace l'agenzia? Toscana Promozione rappresenta sicuramente una leva importante del sistema economico e del PIL di questa regione e rappresenta, ahimè, anche uno dei settori che ha sofferto e che sta soffrendo di più e che avrà più lentezza nel ripartire. Quindi a fianco della promozione, delle previsioni e dell'indirizzo che questo Consiglio dovrà dare nel senso della più ampia promozione turistica intesa, abbiamo anche affiancato quelle misure anche negli scorsi mesi che ricorderete, del sostegno all'Agenzia del Turismo, agli enti fieristici, a tutto quello che rappresenta la promozione dei patrimoni della Regione Toscana e dei beni della Regione Toscana. L'idea e la riflessione più grande che è venuta fuori in commissione anche con il direttore Palumbo e con l'assessore Marras è quella di avere una grande flessibilità nella gestione del turismo nei prossimi mesi. E le opposizioni cosa ne pensano? No, secondo noi non funziona, o perlomeno non è sfruttata come dovrebbe. Toscana Promozione Turistica avrebbe la possibilità, dovrebbe avere la possibilità di proporre e di realizzare progetti concreti per aiutare al turismo, per aiutare il turismo in Toscana. Spesso e volentieri ho sentito parlare di progetti che si finalizzano poi in portali che nessuno frequenta, app che nessuno scarica, agevolazioni virtuali al turismo che nessuno sfrutta. Oggi c'è bisogno di piani concreti. Ci sono alcune delle attività di Toscana Promozione Turistica che effettivamente sono state molto utili per il rilancio del brand Toscana all'estero, e mentre altre hanno avuto, sono state, diciamo, quantomeno discutibili anche come tipo di attività. Io ricordo una delle più vecchie, appena ci insediamo nel 2015, il Toscana ovunque bella, oppure altre iniziative come l'iniziativa all'Expo Milano, che praticamente ci fu un investimento su dei padiglioni che in pratica andarono deserti. Naturalmente adesso cambia completamente lo scenario, è difficile pensare adesso a un rilancio nel 2021 se non in chiave di turismo interno,
ma per il turismo internazionale dobbiamo cominciare a ragionare al 2022. Ci sono anche alcune modifiche alla legge sulle costruzioni in zona sismica. La principale riguarda le norme sulla sanatoria. In quelle zone che invece sono a bassa sismicità, se non c'è locale formale, serviranno comunque le certificazioni di rispondenza delle opere alla normativa in vigore. Ogni anno il Consiglio regionale celebra con una seduta solenne il Giorno del Ricordo. Quest'anno ha ospitato lo storico Franco Cardini e il giornalista Fausto Biloslavo. E proprio su quest'ultima presenza c'è stata qualche polemica. È l'ANPI a contestare la presenza del giornalista considerato troppo vicino ad ambienti di estrema destra e i 5 Stelle già prima della seduta annunciano la loro uscita dall'aula. Ci sono degli eventi storici che non devono essere dimenticati e soprattutto vanno inquadrati nella loro dimensione storica. Bisogna conoscere quello che è successo ed è importante che avvenga anche ad iniziative come queste. Sono invece solidale con quanto ha dichiarato ANPI oggi riguardo alla partecipazione del giornalista, che sicuramente ha un grande passato alle sue spalle come giornalista di guerra, come per le inchieste che ha fatto, ma secondo me per la sua vicinanza a certi ambienti della destra e ad alcuni salotti non era la persona più adatta da scegliere oggi. La polemica però rimane sotto traccia e il presidente Mazzeo spiega. La scelta delle personalità, di chi oggi interviene, è stata condivisa in una conferenza di programmazione dei lavori dove erano presenti. Mi pare strano che abbiano deciso di fare tutto questo. Io non entro nella polemica. Oggi, come diceva benissimo il professor Cardini, ringrazio davvero per la disponibilità e il tempo di attualizzare la memoria. In un tempo, in un momento in cui tutto corre veloce, la memoria è un dovere delle istituzioni. Ai 5 Stelle rispondono anche i consiglieri degli altri gruppi. Le polemiche che ci sono state probabilmente più scaturite dalle frequentazioni attribuite ad uno degli intervenuti che non alle cose che ho ascoltato in aula, che ovviamente ognuno è portatore dei propri punti di vista, ognuno è portatore delle proprie idee. Però, come dire, in aula ho ascoltato idee che magari in alcuni casi non condivido, ma che sono rispettabili. Tutti insistono sul valore della memoria. Innanzitutto occorre ricordare unitariamente, al di là delle polemiche, dei fatti che sono stati molto dolorosi per delle comunità, dalmata giuliane, sono state veramente colpite da questa tragedia. Occorre ricordare unitariamente, elevando i toni e scansando le polemiche. Quello che mi sento di dire è di poi dare attuazione concreta a queste giornate e in questo senso ritengo opportuno condividere quella proposta di legge che vede primo firmatario il nostro segretario federale Matteo Salvini, di revocare l'onorificenza del Cavaliere di Gran Croce a Tito, che fu concessa dal Presidente della Repubblica Saragat, Tito che è il responsabile politico di questi fatti. Noi siamo l'ultima generazione che ha il privilegio di conoscere dal vivo i testimoni delle grandi pagine di storia del Novecento, dei grandi drammi del Novecento. Quindi su di noi pesa un doppio fardello, quello di recepire la memoria e trasmetterla, ma anche quella di essere coloro gli ultimi che hanno conosciuto direttamente i protagonisti di quelle pagine di storia e fare da tramite tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Mazzeo e Gianni preferiscono soffermarsi sul valore di questa celebrazione. 17 anni fa un grande toscano, di cui abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita qualche settimana fa, il presidente Carlo Azeglio Ciampi, quando decise di istituire questa giornata, lo fece esattamente per questo. E le parole di Mattarella, del presidente Mattarella, che ci dice che la memoria è il modo migliore per saper guardare al futuro, è esattamente lo spirito con cui noi vogliamo affrontare questa seduta solenne, senza polemiche, con lo sguardo proiettato verso il futuro, partendo e conoscendo pezzo di storia, che è un pezzo di storia significativo per ciascuno di noi e per i nostri figli. Ma io ritengo che il 10 di febbraio abbia sempre un grande significato
nel ricordo di tanti italiani che solamente perché erano italiani furono coinvolti in quello che furono campagne di distruzione di massa che hanno toccato nostri connazionali. E io vedere con il titolo della nave Toscana dal porto di Pola, quella Pola che il nostro concittadino Dante Alighieri 700 anni fa definiva un po' il limite dell'Italia, nella Divina Commedia viene citata in questa veste. Ecco, dal porto di Pola vedere il traghetto, piroscafo Toscana, che carico di persone che devono lasciare la propria terra, i loro sentimenti, i luoghi dove erano radicati, mi strugge nel sentimento di solidarietà, di vicinanza e di ricordo della ingiusta, assurda, drammatica fine che molti di loro fecero perché furono battuti in quelle foibe. Molto apprezzato è l'intervento dello storico Franco Cardini, che attualizza il messaggio che secondo lui arriva da questa giornata e anche dal giorno della memoria, celebrato il 27 gennaio. Noi possiamo far qualcosa per gli ebrei e per i Giuliano Dalmati di oggi. Noi possiamo far qualcosa per le persone che stanno ancora, lo ricordo perché noi siamo nell'Alleanza Atlantica, il nostro presidente eletto tiene molto a ricordarci che siamo europei ma anche atlantisti, e allora ricordiamo che il nostro paese guida tiene ancora aperto un campo di concentramento nella città cubana extraterritoriale di Guantanamo. Il presidente Obama provò a eliminarlo, non ci riuscì, ed è un campo di concentramento sottratto all'attenzione internazionale. Non sappiamo cosa c'è. Quello potrebbe essere un nuovo Auschwitz, quello potrebbe essere una nuova foiba. I ragazzi o anche i vecchi che arrivano dalla Turchia, che arrivano dall'Afghanistan, che si sono fatti mezza Asia e mezza Europa a piedi e che vengono ributtati indietro e spesso prima di essere buttati indietro violentati e derubati dalla polizia croata o dalla polizia bosniaca, quelli sono i nuovi ebrei, quelli sono le nuove vittime delle foibe. E noi siamo complici di questi delitti nella misura in cui ci assistiamo, stiamo zitti, ci voltiamo dall'altra parte, non disturbiamo il manovratore. A Cardini, il presidente del Consiglio regionale Mazzeo consegna il Pegaso, il simbolo della nostra regione. Noi ci ritroviamo con Regionando, come ogni settimana, venerdì prossimo, 19 febbraio, alle 21:10, subito dopo il TG della sera.